Buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti, grazie al dottor Olivetti anche per le belle parole dette nei miei confronti prima. Complimenti per la brochure e complimenti al grafico per il bel disegnino, anche se io l'avrei preferito così, ma non si può aver tutto. Il bambino non è un piccolo adulto. Non è un piccolo adulto, questo è il tormentone della giornata, l'abbiamo già sentito ripetere diverse volte. Questo è un grafico che ci illustra l'evoluzione, diciamo, prenatale di un cervello che a 12 settimane pesa appena 12 grammi, alla nascita pesa 350 grammi e circa il 20% del peso corporeo. Ma non è solo una modificazione, diciamo, di tipo del, quantitativo, ma anche l'aspetto del cervello. Fino a 20 settimane di gestazione sia completamente liscio, quando comincia la migrazione neuronale comincia a organizzarsi la corteccia con i giri corticali e il cervello da liscio diventa più frastagliato. La risonanza magnetica ci può mostrare praticamente come avviene questa evoluzione, anche graficamente. Vedete, a 18 settimane cervello liscio fino alla nascita, quando c'è lo sviluppo prenatale dell'encefalo. Successivamente c'è la fase della mielinizzazione, in cui il cervello diminuisce la componente acquea, aumenta la componente chiaramente di mielina, la corteccia è molto spessa e quindi la fase finale di maturazione corticale, in cui la corteccia si assottiglia ma diventa più frastagliata, mentre la sostanza bianca cresce, per quello che diceva Daniele Arisi prima, quindi aumentano le sinapsi, pur perdendo neuroni, aumentano le vie di connessione. Anche dal punto di vista biochimico-metabolico il cervello cambia notevolmente. Alla 30ª settimana di gestazione vedete degli spettri metabolici in cui l'N-acetilaspartato, che è il metabolita tipico dell'attività neuronale, è piuttosto basso, mentre l'acetilcolina è alto, mentre in un cervello di un bambino di un anno di età si ha la conformazione spettroscopica che è tipica di quello dell'adulto, con un picco di N-acetilaspartato più elevato rispetto a quello della colina. L'approccio ai problemi neuroradiologici pediatrici è un approccio piuttosto complesso, perché prevede delle conoscenze specifiche di embriologia e di genetica, quindi dobbiamo sapere come si evolve un cervello, come cambia il cervello in funzione dell'età di un bambino, quali sono le tappe normali della maturazione dell'encefalo, quindi per non scambiare quello che è normale per patologico, come il cervello di un bambino o di un infante o addirittura di un prematuro reagisce diversamente rispetto a quello di un adulto alla stessa noxa patogena, in cui inoltre bisogna conoscere delle patologie che sono specifiche del bambino e l'incidenza delle singole patologie in ogni età evolutiva. Questo perché? Perché dobbiamo ottimizzare la scelta dell'indagine da affrontare al fine da aggiungere alla diagnosi più correttamente, quindi utilizzare delle sequenze di risonanza magnetica che tengono conto non solo dell'aspetto iconografico e diagnostico, ma anche della salvaguardia del bambino, quindi il famoso SAR, oppure stare attenti ai fenomeni di radioprotezione, quindi utilizzare la TAC quanto meno possibile quando si può. Le emergenze e urgenze le dividiamo fondamentalmente in due tipi, sono quelle traumatiche e quelle non traumatiche. Quelle traumatiche sono, diciamo, le più frequenti in assoluto, soprattutto i traumi accidentali, quindi traumi da caduta o traumi della strada o cadute dal seggiolone o cadute accidentali. Queste sono le lesioni che in genere si trovano e che poi andremo a vedere nel dettaglio singolarmente. Mentre il trauma da parto in genere non richiede alcuna indagine neuroradiologica, a meno di situazioni particolari, e i traumi accidentali li distingueremo dai traumi non accidentali. Il trauma da parto, dicevo prima, non richiede in genere alcuna indagine neuroradiologica. Il più frequente è sicuramente il cefaloematoma, che è una raccolta al di sotto del periostio e che si ferma quindi a livello delle scissure. In casi particolari, però, si possono avere delle lesioni da parto piuttosto complesse, come in questo caso, vedete un ematoma sottodurale, emisferico, con un scivolamento, diciamo, del sangue lungo il tentorio, e in casi specifici, appunto, possono essere richieste indagini neuroradiologiche. Generalmente
Questa è un'indagine che ho preso dalla letteratura. È un tipico l'ematoma superiostale, vedete, ha questo aspetto tipico, e la risonanza magnetica mostra un'immagine di questo genere, una raccolta appunto sotto il periostio che si riassorbe tranquillamente. Quindi generalmente noi non facciamo esami radiologici per i traumi da parto. I traumi accidentali sono l'urgenza neurologica più frequente. Come ha detto prima Daniela Risi, la classificazione degli adulti non è adattabile ai bambini. I bambini hanno delle peculiarità, perché il vomito, per esempio, che nell'adulto è un segno ritenuto molto importante, nel bambino non è così importante, a meno che non sia ripetuto, come diceva Daniele prima, quindi non sia ingravescente, non sia ripetuto almeno 6 volte nelle ultime 6 ore. Quindi quando si ricorre all'attack, nel caso in cui, in un trauma cranico lieve, chiaramente stiamo parlando, quelli moderati e gravi vanno in TAC, in emergenza. Nel trauma cranico lieve, quando è che si fa un esame neuroradiologico? Quando, ad esempio, il vomito è ripetuto, è frequente, quando vi sono dei deficit focali. Uno può avere un Glasgow Coma Scale di 15, ma avere un emiparese, quindi in quel caso deve fare un TAC. Se vi sono alterazioni dello stato di coscienza, soprattutto se perdurano, se vi è stata una perdita di coscienza più lunga di un minuto, se vi sono delle ferite del volto e della testa, se è un politrauma, se vi è il sospetto che il trauma non sia accidentale. La radiografia cranica non dovrebbe essere seguita, se non in casi particolarissimi. Nel nostro ospedale facciamo così, cioè non se ne fanno per traumi cranici, a meno che o vi sia il sospetto di un maltrattamento, allora si va alla ricerca di una frattura per vedere se, anche per scagionare i genitori di questo bimbo, o in alternativa, casi particolari in cui una frattura, vi possono essere dei dubbi interpretativi, per cui una frattura all'andamento orizzontale può essere difficilmente evidente all'attack e la radiografia può mostrarla meglio, ma sono veramente casi ultra selezionati. Daniele prima diceva benissimo, il bambino sotto i 2 anni è difficilmente valutabile dal punto di vista neurologico, è ancora più complessa la valutazione di un bambino sotto i 6 mesi di vita e dobbiamo cogliere, soprattutto in circa il 20% dei casi in questi bimbi sotto i 6 mesi di vita le lesioni cerebrali sono asintomatiche perché non riusciamo a coglierle. Quindi dobbiamo stare attenti ad alcuni aspetti particolari tipo la sonnolenza, l'irritabilità del bimbo. Se vi sono tumefazioni del cuoio capelluto, se si modifica il comportamento, se vi è la fontanella rigonfia, chiaramente è un sintomo di ipertensione endocranica, se il bambino presenta convulsioni o se il trauma è stato ad alta energia e senza testimoni, quindi se non conosciamo bene la dinamica del trauma. Questa tabella ve la risparmio perché Daniele ha spiegato molto bene prima. Le fratture, i traumi, le lesioni traumatiche, tipicamente sono fratture affondate, la classica è la frattura con una pallina di ping pong che non richiede alcun trattamento, vi è una minore frequenza di ematomi epidurali rispetto all'adulto per una serie di motivi a cui possiamo forse brevemente accennare, semplicemente perché soprattutto nel bambino sotto l'anno di vita la dura è strettamente adesa al periostio, quindi è difficile che si scolli, è più facile invece avere ematomi sottodurali rispetto all'adulto. Quando vi è un ematoma epidurale generalmente di tipo venoso, per cui in molti casi se non vi sono compromissioni neurologiche molto importanti non si operano, quindi si lasciano, si controllano nel tempo e pian pianino tendono a riassorbirsi. Vi è una maggiore frequenza di ematomi sottodurali, l'edema cerebrale diffuso è più frequente perché la vasoregolazione del circolo cerebrale in un bambino ancora non è completamente sviluppata come quello dell'adulto e vi è una maggiore facilità di lesioni da strappamento, quindi danno assonale diffuso, in quanto la mielina ancora, il processo di mielinizzazione non è concluso. Questa è una classica frattura affondata, quindi a pallina da ping pong, con una depressione del cranio a livello parietale, non necessita di nessun trattamento, in genere il cervello pian pianino riporta alle condizioni precedenti. Questo è un ematoma epidurale piuttosto classico, con l'aspetto a lente biconcava, senza frattura, attenzione perché anche il 20% circa degli ematomi epidurali non hanno fratture, molto più frequentemente che negli adulti, per il discorso che facciamo prima. Questo ematoma, pur non essendo di grandissime dimensioni, però vedete che devia la linea mediana,
da destra verso sinistra, abbiamo un collasso del terzo ventricolo, quindi il bambino è stato operato. Questo qui è il controllo postoperatorio, perfetto. In genere è una patologia benigna, anche se può essere drammatica se non affrontata rapidamente. Dicevo prima, l'atteggiamento conservativo, più spesso che negli adulti si rompono delle vene epidurali, quindi non nell'arteria meningea media, quindi il sanguinamento è più tranquillo, più lieve, più contenuto, la compressione sul cranio è meno evidente. Come si dimostra in questo lavoro, la tendenza negli ultimi anni è quella di controllare questi ematomi e di non operarli, a meno che non vi sia una compromissione chiaramente neurologica importante. Questa è una bimba di 3 anni, credo sia stata la mia ultima reperibilità fatta a Brescia, 11 anni fa. Un trauma ad altissima energia, la bambina fu scaraventata fuori dal finestrino dell'auto. Il risultato è questa frattura aperta con fuoriuscita di materiale cerebrale e un ematoma sottodurale di notevolissime dimensioni a livello del scissura interemisferica e lungo il tentorio, da rottura del seno sagittale superiore. La bambina deceduta in sala operatoria. Questo è un altro caso, un bambino con una frattura scomposta, un lievissimo affondamento, un ematoma sottodurale e una situazione cerebrale che non sembrava neanche bruttissima all'inizio. Dopo 96 ore circa il bimbo ha sviluppa un'ipertensione endocranica difficilmente controllabile nonostante la derivazione ventricolare. Questa è la TAC, cioè un piccolo focolaio contusivo, il cervello completamente rigonfio nell'emisfero di sinistra, che ha addirittura schiacciato l'ematoma sottodurale che non si vede più. Nel sospetto che avesse avuto una dissezione facciamo un'angiografia che invece mostra tutti i vasi al loro posto, anche se piuttosto spastici. Si tratta di un danno secondario gravissimo al trauma cranico. In questo caso fu fatta un intervento disperato di craniectomia decompressiva. Il bimbo è stato dimesso dopo 2 mesi, direi in condizioni discrete. Il problema dell'edema cerebrale diffuso, che dicevamo prima, in cui più frequente nei bambini che negli adulti, il quadro radiologico è piuttosto semplice, vi è una mancata differenziazione fra la sostanza grigia e la sostanza bianca, c'è cioè tutta un'ipodensità piuttosto diffusa, i ventricoli sono piccoli, le cisterne non si vedono e vi sono questi aspetti di iperdensità che possono simulare un ematoma sottodurale o un'emorragia subaracnoidea, ma in realtà è il ristagno di sangue all'interno degli spazi aracnoidei, perché l'ipertensione endocranica non consente il deflusso del sangue stesso. Il danno assonale diffuso, questo è un caso piuttosto un caso di 3 anni fa, un bambino investito. L'attacco ad un occhio diciamo superficiale può sembrare quasi normale, le condizioni del bambino invece sono molto gravi, il bambino è in coma. Non è mai un buon segno quando un attacco ci sembra normale e un bambino in coma o un adulto in coma. È sempre massima attenzione perché può, appunto, il paziente può avere un danno assonale diffuso. Viene derivato perché ha un'ipertensione endocranica piuttosto importante, questa è la derivazione ventricolare. Ripetiamo un attacco dopo 24 ore che mostra come unico aspetto un'ipodensità del corpo calloso. Allora abbiamo la quasi certezza che il bimbo ha un danno assonale diffuso, fra l'altro uno dei più gravi perché viene compromesso anche il corpo calloso. Quindi lo portiamo in risonanza magnetica, questo è il quadro di risonanza magnetica, lesione del verme cerebellare, lesione del corpo calloso, lesione sottocorticale. Quindi lesioni piuttosto tipiche di danno assonale diffuso, fra l'altro di terzo tipo, perché vi è la compromissione del cervello sottotentoriale. Queste sono immagini di diffusione che ci mostrano meglio le lesioni e immagini T2 ad eco di gradiente per vedere le piccole petecchie emorragiche all'interno appunto di queste lesioni cerebrali. Trauma midollare. Brevissimi casi, non vi mostro fratture che sono molto come dire, esplicite. In questo caso di qualche anno fa, una bimba con una caduta banale, forse Carlo se la ricorda, era caduta inciampando su una pianta, aveva battuto il sedere, paraparetica, non ha fratture, la risonanza magnetica mostra una lesione contusiva midollare, sagittali, assiali, quindi indicazione d'urgenza la risonanza magnetica quando si ha un danno neurologico senza evidenti fratture, una delle pochissime indicazioni dalla risonanza magnetica d'urgenza. Un altro caso, una paziente down con una paraparesi,
una bimba Down con una paraparesi in seguito a una banale caduta dalla bicicletta, non ha fratture, ha una piccola alterazione di segnale, giunzione occipito, bulbo midollare, da contusione. Ricordiamoci che i bambini Down hanno spesso malformazioni della cerniera atlassiale, in questo caso si tratta di un osso odontoideo, ma quindi ha una gravissima instabilità della giunzione occipito cervicale. Quindi senza fratture, ma danno midollare. Le lesioni non accidentali, io mi occuperò soltanto del bimbo scosso, brevemente. Hanno delle caratteristiche piuttosto, diciamo, peculiari dal punto di vista neuroradiologico. Innanzitutto, i bimbi hanno spesso delle fratture in diverse parti del corpo e in varie fasi di riparazione. Poi hanno degli ematomi sottodurali, spesso in sedi abbastanza atipiche, cioè o al vertice o nella scissura interemisferica lungo il tentorio, non gli ematomi sottodurali che vediamo tipicamente nei traumi. Hanno lesioni anossiche diffuse e hanno lesioni ischemiche focali. Generalmente si tratta di bimbi sotto i 6 mesi, perché piangono tanto, e quello è probabilmente il fattore scatenante. Raramente giungono in ospedale per un trauma, quindi bisogna stare attenti anche a raccogliere bene l'anamnesi. Spesso vengono portati in ospedale perché sono inappetenti, vomitano, sono pallidi, ipotonici, in molti casi con cianosi o per crisi convulsive, o in alcuni casi in stato di shock o grave insufficienza respiratoria. Perché un bambino è più, soprattutto un bambino così piccolo, è più sensibile alle lesioni da scuotimento? Le lesioni da scuotimento sono dovute a delle forze di rapida accelerazione e decelerazione che si hanno su un encefalo. E perché un bambino così piccolo è più sensibile? Perché innanzitutto è piccolo, quindi è facile da prendere in braccia e da scuotere. Poi c'è un gradiente notevole fra il peso della testa di un bambino e il suo corpo, cioè la testa di un bambino pesa relativamente molto di più rispetto a quello di un adulto, se considerato il suo peso corporeo totale, perché i suoi muscoli sono più deboli e i legamenti sono più lassi, quindi tutto si muove più facilmente, perché non controlla ancora bene il collo, perché le suture non sono ancora fuse, quindi il cervello sbatte di più, perché il cervello non è ancora mielinizzato, quindi il contenuto di acqua è molto alto, quindi è meno resistente. Perché, appunto, non è ancora mielinizzato, è meno resistente, perché gli spazi su subaracnoidei sono ancora piuttosto larghi. Vi dicevo prima, le lesioni sono inconsuete. Vediamo, importante, ecco, questa... non dimenticare mai che vi sono però delle patologie che possono essere metaboliche, ereditarie, come la aciduria glutarica di tipo 1, che possono predisporre, oppure delle coagulopatie che possono dare origine ad esempio a ematomi sottodurali spontanei o altre lesioni, e che devono essere prese in considerazione nella diagnosi differenziale, anche perché la diagnosi è pesante anche dal punto di vista medico-legale. Questo è un caso di un Shaken Baby Syndrome con un ematoma sottodurale della scissura interemisferica e un danno gravissimo dell'emisfero di destra di tipo anossico. Sinistra. Ricordiamoci di andare a controllare anche le coste di questi bimbi, perché spesso hanno delle fratture dovute appunto alla presa. Questo è un altro caso, ematoma sottodurale interemisferico, ematoma sottodurale emisferico bilaterale, lesione malacica, quindi in uno stadio più vecchio, parietale sinistra. Ancora un altro caso con un ematoma sottodurale emisferico, un danno anossico con coinvolgimento del corpo calloso. Ancora un altro caso con lesioni, vedete, in vario stadio di evoluzione, lesioni malaciche, ematoma sottodurale cronico, lesione più frequente, più recente, in occipito parietale destra, come ci mostra la diffusione. Le urgenze non traumatiche sono di tipo vascolare, infettivo, neoplastico, metabolico o tossiche, ma quasi tutte, soprattutto nei bambini piccoli, si manifestano con convulsioni, che forse è uno dei segni più frequenti,
o stato di male epilettica, cefalea, quadro di ipertensione endocranica o disturbi della coscienza. Le urgenze da lesioni vascolari, l'encefalia anossico-ischemica, di cui non mi occupo in questa relazione, che ne richiederebbe una specifica, e poi è quasi raramente un'emergenza per il neuroradiologo, in genere è il neonatologo che con l'ecografia transfontanellare risolve, comunque pone la diagnosi rapidamente, più un problema diciamo di prognosi l'indagine neuroradiologica, non nell'emergenza. Le lesioni emorragiche o ischemiche focali, che invece di cui vedremo alcuni esempi. Bimba di 8 anni, in coma, emorragia cerebellare, emisferica destra e vermiana, angiografia d'urgenza, malformazione arterovenosa, quindi una MAV ad alta portata. Le MAV sono rare, negli adulti sono una rarità, nei bambini sono meno rare, perché appunto sono congenite, mentre sono eccezionali, io non ho mai visto un aneurisma classico in un bambino, un aneurisma saculare, nei bambini sono rarissimi, appunto perché hanno non sono congeniti. Questa MAV, paziente operato d'urgenza, questo è il post-operatorio, molto buono, questa è l'angiografia di controllo, ottimo. Perfettamente, la bambina perfetta. Anomalie dell'ampolla di galeno. Anomalie dell'ampolla di galeno sono diagnosticate generalmente alla nascita perché questi bimbi hanno un grave quadro di insufficienza cardiorespiratoria. Cosa sono? Sono delle fistole, degli shunt arterovenosi ad alta portata fra generalmente vasi corioidei ad origine dalle arterie cerebrali posteriori e la vena di galeno. Questo è un TAC di questo caso, vedete l'ecografia. Questo è un caso molto più eclatante, in cui vi è anche un idrocefalo, perché l'ampolla di galeno dilatata comprime il terzo ventricolo, determina un idrocefalo, questo è l'ATAC, vedete questo enorme shunt con l'ampolla di galeno, il seno falcino che è la caratteristica di questi casi, non hanno il seno retto, come in genere si ha, ma c'è il seno falcino, questo seno anomalo. Queste sono le immagini di risonanza magnetica, le immagini angiografiche. Praticamente quasi tutto il flusso del circolo posteriore viene furtato in questa fistola che è stata trattata, non l'ho fatta io ma ne ho visto fare qualcuno, la cosa impressionante è che man mano che si chiude la fistola mettendo dentro le spirali o della colla si sente il tic-tic del monitor calare di frequenza in maniera impressionante perché vuol dire che il circolo comincia a, invece di essere furtato da questo mostro, viene ridistribuito normalmente. Patologia ischemica, bimbo di 2 giorni, convulsioni, risonanza magnetica, lesione frontale del giro frontale superiore di sinistra, molto meglio evidente con la diffusione, c'è una restrizione della diffusione, ci conferma che si tratta di una lesione ischemica, l'angio RM ci mostra una riduzione del segnale di flusso nel tratto distale di M1, quindi dell'arteria cerebrale media di sinistra, a 15 giorni di distanza, danno consolidato con malacia della lesione ischemica. Altro caso, lesioni bilaterali, in questo caso, corticali, giro frontale superiore medio sinistro, centro semiovale destro, diffusione ci conferma che c'è una restrizione di diffusione in queste lesioni, quindi si tratta di lesioni ischemiche, angio RM, debolissimo segnale di flusso del tratto orizzontale dell'arteria cerebrale media, si tratta di una sindrome di Moya-Moya o comunque una vasculite Moya-Moya-like, come si chiama, perché probabilmente le sindrome di Moya-Moya hanno bisogno di devono essere caratterizzate geneticamente, io non so onestamente se questo paziente avesse l'alterazione genetica, ma è qualcosa che assomiglia molto a un Moya-Moya, con un assottigliamento notevole dell'apice della carotide interna e dei rami della media della cerebrale anteriore. Vasculite di questo genere, attenzione, perché possono essere anche post-infettive, soprattutto dopo episodi di varicella, e possono svilupparsi a distanza di 3 o 4 mesi dall'evento acuto. Sono rare, ma esistono. Altro caso. Cefalematoma, ma non abbiamo fatto la risonanza magnetica per questo motivo. Questo bambino ha un cefalematoma, fa la risonanza magnetica perché è una convulsione. La risonanza magnetica mostra una lesione emorragica o comunque un infarcimento emorragico del giro frontale superiore di sinistra e un
iperintensità di segnale a livello del seno trasverso omolaterale, che indica appunto una trombosi perinatale del seno trasverso di sinistra. Questo è il controllo a distanza con una riperfusione del seno e la stabilizzazione della lesione, fortunatamente rimasta di piccole dimensioni, che è prontamente trattato con terapia anticoagulante. Le urgenze di tipo infettivo infiammatorio generalmente sono meningiti, che sono frequenti nei bambini, che non necessitano di indagini neuroradiologiche, a meno che non si sospetti che vi sia una costanza della meningite, quindi che non sia una meningoencefalite, così un'encefalite o un ADEM, che poi vedremo a parte che cos'è. Paziente con meningoencefalite erpetica, che è la più frequente nei bimbi, una TAC che mostra una lesione ipodensa cortico-sottocorticale, occipito temporale sinistra, la risonanza magnetica ci mostra che vi è una lesione anche controlaterale, anche se più piccola, quindi la caratteristica delle encefalite erpetiche è quella di avere lesioni bilaterali asimmetriche. Il mezzo di contrasto, impregnazione corticale, impregnazione meningea. Altro caso, questo è un ascesso cerebrale che può essere una complicanza di una meningite, può svilupparsi autonomamente, e questo è un caso che ho preso dalla letteratura perché per mia fortuna non ho mai visto una cosa del genere. È un ascesso con sono degli ascessi cerebrali con degli empiemi extracranici dovuti ad un'infezione del seno frontale. Non so quante, visto una roba del genere, per fortuna. Altro caso, questo è un bimbetto di 6 anni, indiano, convulsioni, crisi parziali, quindi risonanza magnetica. Risonanza magnetica mostra questa lesione temporo-occipitale, sinistra, extra-assiale, con un edema attorno. Il mezzo di contrasto mostra una captazione periferica della lesione della meninge limitrofa, si trattava di una neurocisticercosi, questo è il controllo a un anno, il bimbo perfettamente guarito, e la cisti calcificata. L'ADEM. ADEM è l'acronimo di encefalite, encefalomielite acuta disseminata, è un'encefalomielite immunomediata, quindi autoimmunitaria, dopo che può manifestarsi o dopo una banale infezione virale o anche dopo una vaccinazione. I sintomi sono piuttosto gravi all'esordio, quindi febbre, cefalea, nausea, vomito, ma spesso grave compromissione dello stato di coscienza con coma. Due esempi rapidissimi, si vedono queste lesioni che possono essere scambiate anche per lesioni da sclerosi multipla, ma colpiscono oltre che la sostanza bianca bilateralmente in maniera diffusa, anche il tronco dell'encefalo, ma anche la corteccia cerebrale. Questo è un altro caso in cui invece vi è una compromissione piuttosto subtotale della sostanza bianca di entrambi gli emisferi cerebrali e anche del midollo spinale. Altre urgenze neuroradiologiche da lesioni neoplastiche. Bimbo di 6 anni con una sindrome di ipertensione endocranica fa un attacco in un'altra struttura, fa questa attacco che viene data negativa. Il bimbo torna a casa, dopo un anno mi ritorna. La situazione è leggermente cambiata, la lesione che della fossa cranica posteriore è diventata molto più grande, il bambino vomita continuamente perché ha una sindrome di ipertensione endocranica, ha un tumore del cervelletto, è un blastoma. Ricordatevi, nel caso di tumori cerebrali, di estendere sempre lo studio a tutto il nevras, perché i tumori cerebrali disseminano, soprattutto nei bambini, disseminano per via liquorale, quindi si possono trovare lesioni anche a distanza molto lunga, a molta distanza dalla lesione. Fortunatamente in questo caso non vi erano altre lesioni, il bimbo è stato operato con un ottimo risultato chirurgico, è sopravvissuto credo 4 anni discretamente, poi è morto. Altri casi di idrocefalo non neoplastico, esistono degli idrocefali da stenosi dell'acquedotto, questo è un bimbo che ci è giunto in ipertensione endocranica, vedete i ventricoli come sono estremamente dilatati, attorno ai ventricoli vi è dell'edema interstiziale che ci dice che la pressione all'interno delle camere ventricolari è talmente alta che il liquor trasuda dalle pendima e interessa
la sostanza bianca circostante. Nella sagittale T1 vedete chiaramente che l'acquedotto è stenotico, quindi una malformazione congenita che poi è stato corretto con un intervento per via endoscopica. Questa è la derivazione messa in urgenza, chiaramente per risolvere il problema immediato, poi è stato operato successivamente in elezione. È un altro tumore, un bimbo di 9 mesi, con uno stato di male, ha questa lesione disomogenea intracerebrale con calcificazioni, si tratta di un PNET, che è un tumore primitivo di origine epiteliale. Neuroepiteliale da cellule primitive, che addirittura può iniziare a svilupparsi in utero in alcuni casi particolarmente sfortunati. Questa è la risonanza magnetica, ma non sto qui a commentarvela perché mi sembra che sia piuttosto eloquente. Una particolare vigilanza va eseguita su alcuni pazienti. Questo bimbo è affetto da sclerosi tuberosa, che noi seguiamo tutti gli anni. Sappiamo che i pazienti con la sclerosi tuberosa, oltre ad avere le caratteristiche tipiche, vedete le alterazioni corticali, i cosiddetti tuberi, le lesioni nodulari subependimali, sviluppano degli astrocitomi che sono tipici della malattia, si chiamano astrocitomi a cellule giganti, e in una fase tipica, che è quello del forame di Morro, e che vanno vigilati perché appunto quando sono dei tumori in genere poco aggressivi, ma se raggiungono dimensioni adeguate possono ostruire i forami di Morro e determinare un idrocefalo. In questo caso il tumore era cresciuto notevolmente dal precedente controllo che avevamo fatto a un anno, quindi il paziente è stato inviato al chirurgo, il tumore è stato rimosso benissimo e questo è il controllo post chirurgico. Sindrome midollare acute, ho quasi concluso, ma sono buono? 5 minuti. Un cenno perché è l'unica urgenza, l'unica vera emergenza risonanza, cioè l'unica problema, l'unica patologia in cui dobbiamo eseguire una risonanza di urgenza. Un breve cenno al neuroblastoma, che è un tumore raro, non è un tumore tipicamente nervoso, ma è un tumore che origina da residui embrionari delle cellule dei gangli del simpatico, che può interessare il surrene, ma spesso interessa le regioni paravertebrali e spessissimo, come primo segno, dà una sindrome da compressione midollare. Vedete questa lesione paravertebrale che attraverso il forame di coniugazione entra all'interno del canale vertebrale e schiaccia la cauda. Il neuroblastoma è il terzo tumore più frequente nei bambini, dopo i tumori del sangue e i tumori cerebrali. Altro caso, dodicenne, giunge in ospedale con un'ipostenia agli arti inferiori, una paraparesi più marcata sul lato di destra, l'attacco encefalo è negativo, ma sulle prime sezioni dell'attacco al bulbo si nota questa lesione di tipo cistico, viene immediatamente trasferita in risonanza magnetica, la risonanza magnetica mostra un quadro devastante, ha una lesione neoplastica che interessa praticamente tutto il midollo spinale, con diffusione a distanza, meningea, a livello della cisterna interpeduncolare e anche lungo gli spazi subaracnoidei praticamente di entrambi gli emisferi cerebrali. Si trattava di un astrocitoma. La bambina era seguita da qualche anno e la sintomatologia è subdola, ingravescente, poi diventa improvvisamente acuta, ma veniva seguita da qualche anno per un problema di scoliosi e probabilmente guardando meglio queste radiografie ci saremmo accorti che oltre alla scoliosi c'era anche un ampliamento degli spazi interpeduncolari che non sono mai un buon segno quando si riscontrano. Io in conclusione posso dire che l'approccio alla patologia neurologica dei bambini deve essere un approccio molto umile perché è complessa la neurologia di un bambino, è complesso il cervello di un bambino, è diverso da quello dell'adulto, bisogna conoscere come si evolve un cervello, i processi maturativi fisiologici, bisogna conoscere come una noxa patogena agisca diversamente su un cervello dell'adulto rispetto a quello di un bambino, bisogna conoscere patologie specifiche di un bambino, anche al fine di ottimizzare le nostre indagini neuroradiologiche e inoltre la cosa più importante, riconoscere la patologia traumatica che è quella più frequente e identificare anche
i segni sospetti della sindrome del bimbo scosso.